Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 2 ore di riposo in frigorifero. Gli ingredienti sono caffè ristretto, panna fresca messa in congelatore almeno 45 minuti prima di iniziare la ricetta, zucchero a velo, mascarpone, fogli di gelatina ammollati in acqua fredda e per decorare cacao amaro e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero a velo, il caffè, e 50 g di panna. Azioniamo il bimby per 3 minuti a 60 gradi, velocità 2. Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Trasferiamo in una ciotola e lasciamola raffreddare. Nel frattempo laviamo e asciughiamo bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato il boccale. Posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo la panna . Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermeremo il bimby quando la panna sarà semi montata. Abbiamo fermato il bimby, la panna è semi montata, mettiamola da parte. Senza lavare il boccale e sempre con la farfalla inserita, mettiamo il mascarpone e azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 3. Aggiungiamo il composto di caffè che avevamo messo precedentemente da parte a raffreddare. E facciamo amalgamare per altri 15 secondi, sempre a velocità 3. Il composto è pronto, rimuoviamo la farfalla e versiamolo con la panna. Amalgamiamo delicatamente. Posizioniamo in frigo per 2-3 ore prima di servire decorando con granella di nocciole e cacao amaro. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la mousse dal frigo, l'abbiamo posizionata in una sacca à poche con beccuccio largo, adesso andremo a riempire i bicchieri. Mettiamo un po' di cacao amaro. E della granella di nocciole. Mousse al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.